Un astronauta ti chiama da Marte? Un cavallo ti chiede come stai? Qualcuno con un numero che sembra proprio quello della tua banca ti chiama per chiederti i codici di accesso al tuo conto? Troppo assurdo per essere vero? Potrebbe essere una frode. ING ti offre uno strumento in più per tenere le truffe lontane, da app o da sito. Con la funzione È davvero ING? Puoi scoprire subito chi ti sta chiamando e smascherare i tentativi di frode in un attimo. Scegli ING, messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Cora. 32 milioni di italiani hanno letto almeno un giornale negli ultimi 30 giorni. 15 milioni di italiani hanno ascoltato un podcast nel 2022. E il 60% dei nostri connazionali segue abitualmente i telegiornali per informarsi. Buonasera e benvenuti al TG List di Rai News 24. Buonasera, molti fatti anche stasera e partiamo. Ben ritrovati in diretta, 12.31, siete su Sky TG 24. Siamo ormai abituati a informarci in tanti modi diversi: i giornali, la TV, i siti, le pagine social, i podcast. Ci sono testate e mezzi di informazione più seguiti e altri meno seguiti. Alcune fonti sono ritenute più affidabili, altre meno affidabili. Ma in generale i mezzi di informazione ci aiutano a farci un'idea anche quando si parla di politica. Come si informano però i politici? Quali sono le fonti, i media, le testate che influenzano chi decide? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Ci fa compagnia in questo viaggio tra informazione e politica Luigi Contu, giornalista e direttore dell'ANSA, la più importante agenzia di stampa italiana. Quello da cui vorrei partire è un dato rilevato negli scorsi mesi da noi di Utrend insieme a Cattaneo Zanetto. Abbiamo fatto una rilevazione su un campione di parlamentari attualmente in carica per provare a capire come si informano e che cosa pensano dei vari mezzi di informazione, ma anche, lo vedremo, quali social utilizzano di più. In un certo senso questa nostra ricerca nasceva da una domanda. Di solito ci si chiede come si informano gli elettori, perché si pensa che il modo in cui ci si informa possa essere importante per capire poi come la si pensa. Raramente però ci si pone la domanda del come si informano i politici, come raccolgono le loro notizie quelli che poi prendono le decisioni politiche. Da qui l'idea di questa indagine su un campione di 41 parlamentari di tutte le aree politiche, da cui emerge un primo dato, che le fonti più utilizzate, i media più seguiti, sono Sky TG24 e i telegiornali della RAI per quanto riguarda la TV. Oltre l'80% degli intervistati li ha visti nella settimana precedente all'intervista. Tra i quotidiani vince Il Sole 24 Ore, oltre il 90%. Ma al secondo posto abbiamo il Corriere della Sera all'87%. L'altro dato è che i politici ritengono fonti più autorevoli Sole 24 Ore, ANSA, RAI e Sky TG24, cioè alcuni dei media che poi seguono di più. E quindi quanto sono attenti i politici all'informazione? Chiaramente, diciamo, noi che siamo dentro l'informazione politica da tanto tempo sappiamo quanto i parlamentari poi sono attentissimi a quello che pubblicano le agenzie, che pubblicano i siti. Un tempo, diciamo, erano proprio le agenzie al centro, in un regime di quasi monopolio, no? Durante la giornata, e veramente è cambiato tantissimo tutto questo nel corso degli anni. Colpisce il fatto che i parlamentari, comunque, pur avendo molti strumenti diretti, quindi i notiziari che vengono forniti dai gruppi parlamentari, diciamo i flussi testuali, però poi frequentano molto anche i siti come il nostro, come Sky, come gli altri, insomma le televisioni, cioè seguono la giornata
non soltanto attraverso le classiche dichiarazioni, ma anche appunto cercando di avere una visione anche dal mondo dell'infosfera. Chiaramente mi colpisce poi anche il fatto che le fonti principali siano delle fonti molto oggettive, no? Seppure con delle diverse piattaforme, modalità, quello che vuoi, Sky, 24 ore, ANSA sono una triade, se vogliamo dire, che ha un linguaggio simile, un distacco necessario, diciamo, quantomeno per l'ANSA, quindi una pluralità di contenuti, ma anche veramente una oggettivazione, un tentativo quantomeno di essere più possibili oggettivi sulle notizie, senza commenti, senza forzature, senza stressare, come dire, le posizioni espresse, i fatti che accadono. Effettivamente, secondo i dati della dieta mediatica dei policy maker, dei parlamentari, sembra esserci la ricerca effettivamente di fonti considerate imparziali, considerate equilibrate nel modo in cui raccontano le cose. E però al tempo stesso c'è anche una bella differenza tra la dieta informativa dei parlamentari di maggioranza, di centrodestra, e quelli di opposizione, di centrosinistra. In che senso? Nel senso che gli esponenti del centrodestra tendono a seguire molto di più alcuni media, faccio degli esempi, i TG Mediaset, Il Giornale, ma anche Libero e La Verità, mentre al contrario i parlamentari del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, del Terzo Polo sono molto più inclini a leggere Il Fatto Quotidiano oppure Repubblica rispetto ai loro colleghi di maggioranza. Assolutamente, io credo che loro cerchino appunto la fonte terza, intanto per avere, diciamo, una sicurezza di quello che stia accadendo dappertutto. Tra l'altro è divertente sapere che in alcuni casi noi abbiamo intercettato delle finte ANSA, che alcuni parlamentari si giravano dei WhatsApp camuffati che erano clamorosi, quindi creavano grande fibrillazione, no? Perché chiaramente una roba che passa per l'ANSA viene considerata, come dire, bollinata, e quindi guarda là se la commentano, eccetera. Ma a parte questo divertimento, questo aneddoto, poi credo che la polarizzazione della politica che è in atto dall'avvento di Berlusconi così forte e anche, diciamo, la relazione che si è stabilita tra alcuni organi di stampa e i gruppi parlamentari, i partiti, io penso che ci sia un ragionamento: vediamo che come tira il vento oggi, quali sono i temi di battaglia su cui io posso parlare, oppure vediamo se mi hanno ripreso, vediamo se mi stanno seguendo, no? Quindi c'è questo elemento di andare a vedere poi se sulla propria base, diciamo così, elettorale, anche se di opinione e di lettore, c'è un riscontro e se si è anche in sintonia. Immagino che ci sia anche questo. In cui abbiamo parlato di fonti di informazione molto diffuse anche al di fuori del mondo della politica, dall'ANSA a Sky, alla RAI, al Sole 24 Ore e al Corriere della Sera. Ci sono però alcune testate che sono molto forti nell'ecosistema del mondo politico e che però poi sono molto più piccoli quando esci da questa sfera. Posso citare Il Foglio, posso citare Il Riformista o l'Huffington Post, ma la stessa Dagospia, che è un sito molto seguito dalla bolla politica e non altrettanto fuori da Montecitorio e Palazzo Madama. Addirittura dai nostri dati Il Foglio risulta il terzo giornale più letto in assoluto dai politici, Il Riformista è letto da quasi due terzi di loro e l'Huffington Post è il secondo sito in assoluto più consultato. Beh, secondo me, diciamo, io lo capisco, perché effettivamente questi sono tutti esempi che hai fatto di siti, comunque luoghi di informazione molto molto dentro i fatti della giornata politica, anche con forti riscontri di retroscena che magari le agenzie non trattano. E quindi se io fossi un parlamentare me le andrei a vedere, me le andrei a leggere, cercherei di capire, cercherei anche magari di esserci sopra, di apparire, perché questo fa più parte di un circolo di persone che si parlano tra loro, vogliono contare tra di loro, misurarsi. Questa è una cosa più interna al palazzo, che però ha un suo senso, perché poi le logiche del palazzo sono anche queste, quindi sono esistere e avere un ruolo in questi ambiti, secondo me, ha uno scopo diverso dall'essere su ANSA o anche sul giornale, su media vicino, ma soprattutto durante la giornata, con l'evolversi delle cose, ha un senso.
c'è un enorme capitolo che abbiamo toccato finora pochissimo e che invece ha fatto parte del nostro lavoro di scoperta e di analisi, quello dei social. Perché i social pesano moltissimo nella dieta informativa di un politico e questo è qualcosa che cambia anche il modo di fare informazione politica nel nostro paese. Ti cito due dati. Il 100%, cioè tutti i parlamentari che abbiamo intervistato, ci hanno detto che utilizzano WhatsApp come fonte informativa e qui c'è tutto il mondo delle chat. Quasi il 90% Instagram, Twitter all'80%, Telegram è sopra il 70%. Ecco, ci sono questi canali in un certo senso più informali che però si mescolano ai media più tradizionali e arrivano e come alla bolla politica. Eh sì, diciamo, questo è un tema, no? È un grosso tema per noi, lo è stato, secondo me, in questo momento è un po' cambiata la situazione, ma l'utilizzo diretto dei social da parte dei politici, ma insomma, cominciamo con l'esempio di Trump, ma insomma, Obama, poi andiamo avanti fino ad arrivare all'Italia, eccetera, certamente inizialmente ci ha messo un po' fuori gioco, no? Perché un tempo, appunto, Andreotti, se voleva fare una roba, doveva chiamare Lanza e Lanza batteva la dichiarazione e cambiava la giornata. Questo non è più ad appannaggio delle agenzie ed è in concorrenza ed è una battaglia sostanzialmente quasi persa. Anche se poi lo stesso messaggio trasmesso attraverso l'agenzia, attraverso Lanza, arriva ovunque, anche in maniera più importante, ad una platea molto più selezionata che conta, che non, forse non ha il tempo di stare tutto il tempo a controllare la timeline di Twitter piuttosto che altro. È anche vero che i parlamentari nel controllo della giornata informativa forse non si rendono conto di quanto tutto quello che loro stanno vedendo origina dall'ANSA. Secondo l'agenzia ANSA e il corrispondente Mattia Bagnoli, che si trova a Kiev, ci sono state 3 forti esplosioni che si sono sentite distintamente nel centro di Kiev nell'arco di 20 minuti. C'è anche un discorso inverso. I nostri social, il nostro sito che prende le notizie dal flusso chiuso dell'agenzia, poi si trasforma contestualmente in contenuto social, in contenuto digitale e quindi finisce anche su Instagram, su Twitter di altri, ripreso in altra maniera, ripreso dalle altre testate che a loro volta lo socializzano. Quindi se tu vuoi fare uno studio del percorso di una notizia politica di un certo tipo, vedrai che molto spesso, anche se tu la leggi sul profilo Instagram di qualcuno, è una roba che arriva dall'ANSA o da qualche altra agenzia, per carità. E c'è anche un elemento comunque di selezione, di filtro, di valutazione sulla rilevanza di un contenuto che è un lavoro giornalistico e in questo senso è diverso dal feed di un social in cui questo intervento, questa mediazione non c'è. Questo è proprio il punto, cioè diciamo noi siamo sopravvissuti, è la parola giusta, al terremoto social. Io quando sono diventato dell'ANSA c'era la preoccupazione che l'ANSA potesse proprio perdere gran parte del suo essere centrale nella giornata, non soltanto per la politica, parliamo di tutto, eh. Poi si è capito che invece questa è, appunto, come tu dici, non è possibile, perché anzi più sono cresciuti, più si sono moltiplicate le fonti, le piattaforme e più c'è bisogno di qualcuno che le legga, che abbia una visione complessiva, una visione di priorità, una visione di credibilità, di verifica. Una tradizione delle grandi agenzie è quella della verifica delle notizie per trasferirla con autorevolezza e credibilità agli organi di informazione, anche perché siamo nella stagione delle fake news. E tutto questo naturalmente è moltiplicato dalla dimensione del digitale, che presenta delle sfide particolarmente impegnative per le agenzie e per gli organi di stampa. E quindi è diventato un flusso unico tra social e tradizionale flusso giornalistico, anzi il flusso giornalistico a volte si è arricchito, però appunto, come dici te, un profilo che non sia giornalistico di Twitter ti dà un pezzetto una volta, un parziale di un altro, ma sicuramente trovi cose carine, battute, spigolature, anche a volte notizie. Però per avere una cosa complessiva, organica, come deve avere un parlamentare, un politico, ma anche un cittadino che si voglia fare un'opinione, secondo me devi andare comunque a cercare l'informazione dove è in qualche modo organizzata ancora per priorità, per temi, per argomenti, per orari, perché sennò veramente diventa una cosa random dalla quale non capisci più nulla.
Poco fa ci dicevi delle false agenzie dell'ANSA che girano nelle chat dei politici. Mi hai ricordato un po' i falsi exit poll che girano quando ci sono delle elezioni. Ma questo mi porta a una curiosità che ti pongo, cioè di solito si dà per scontato che la disinformazione sia un problema perché influenza gli elettori. E però no, la disinformazione può influenzare anche i decisori e i decisori possono tranquillamente essere vittime di notizie fasulle che girano, che circolano, che si propagano. Ecco che questo allora è un problema delicato anche dentro al palazzo. Diciamo che durante la pandemia noi abbiamo avuto in alcune situazioni, abbiamo visto, abbiamo ricevuto circolare dei WhatsApp chiaramente fasulli, a volte marchiati ANSA, e questo ci ha creato anche delle difficoltà con le fonti ufficiali, il Ministero della Salute, con la Presidenza del Consiglio, perché si davano per scontate alcune decisioni molto pesanti che invece poi non sono state prese. Quindi sì, è successo, e è successo anche che alcuni parlamentari telefonassero perché erano talmente, diciamo, delicate le cose che io ho ricevuto le telefonate, cioè, ma avete dato questa cosa, ma è possibile? E allora a quel punto, tra l'altro in un paio di occasioni me ne sono accorto così, perché io non ho accesso ai WhatsApp dei parlamentari e quindi non ero consapevole. Questo ci porta anche al discorso della responsabilità, no? Ci sono alcuni momenti in cui circolano delle indiscrezioni che sono molto delicate e magari sono anche corrette, cioè non soltanto la fake news, ma anche la news in un momento particolarmente complesso della giornata, sia per il dibattito politico, ma questo è meno rilevante, ma pensiamo alla sicurezza, no? Tu pensa all'arresto di Matteo Messina Denaro. Se fosse quella notizia trapelata sui social 2 ore prima, quell'operazione sarebbe riuscita così? C'è qualche profilo social che ti può garantire che poi quella notizia esce nel momento giusto? Pensa alle ordinanze di chiusura delle stazioni, alle chiusure dei confini. Quante persone magari potevano avvantaggiarsi o meno dall'avere prima un'informazione della chiusura di una stazione per tornare a casa o meno. Lì veramente ti tremano i polsi, perché tu hai la responsabilità, sai che se l'ANSA pubblica quella notizia in pochi secondi è dappertutto, sai per fortuna, e in quel caso però con maggiore ansia, che tutti la considerano vera soltanto perché l'ha data l'ANSA. Questa è la nostra grande fortuna, ma è anche la nostra grande preoccupazione e ansia, no? Devi fare molta riflessione se in quel momento quella notizia che ti sembra anche acclarata debba essere data, in che forma, con quanta rilevanza, e cioè, naturalmente la notizia vince sempre, quindi poi le devi dare. In qualche caso io per esempio ho aspettato con il Consiglio dei Ministri della chiusura notturna. Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti. Noi abbiamo saputo prima alcune decisioni e io francamente, vedendo che c'era di mezzo la chiusura delle stazioni dei treni, ho preferito attendere l'ufficialità, anche se chi me la stava raccontando era molto dentro, perché mi sono messo nei panni di chi sarebbe corso alla stazione, non sarebbe corso, poi fosse stata modificata all'ultimo momento, avremmo creato delle conseguenze imprevedibili. Quindi questo è con grande attenzione, è un tema da tenere sempre presente. Certamente, anche perché insomma l'emergenza che tutti abbiamo vissuto ci racconta che poi le decisioni della politica, il modo in cui le si racconta, certe volte hanno conseguenze molto serie, molto dirette sulla vita delle persone. Volevo però chiederti, visto che hai parlato di fonti, che cosa significa fonte nel vostro lavoro? Si va dalle fonti ufficiali alle fonti più dirette, cioè la persona X con cui il giornalista ha un rapporto, ha un canale diretto e anche un rapporto di fiducia che dà al giornalista un'informazione. E ancora le pseudofonti sono molto diffuse ultimamente, si dice, no? In sostanza i portavoce che fanno una chat e dicono: questa informazione io ve la do, però voi dovete trattarla come se arrivasse da fonti. Ci racconti un po' il mondo delle fonti tra giornalismo e politica? Per chi non è proprio dentro, diciamo che le fonti sono, non voglio fare una lezione ma velocissimo, ci sono le fonti ufficiali, diciamo tradizionali, che sono i comunicati stampa
che vengono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero, dal Comune, insomma dalle istituzioni, dalle fonti, dai soggetti istituzionali, ci sono le conferenze stampa nelle quali queste persone parlano apertamente. Dunque, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questa conferenza stampa che abbiamo convocato per presentare la manovra di bilancio che è stata approvata nel Consiglio dei Ministri. Ci sono i portavoce che raccontano, e anche questi sono fonti ufficiali. Quindi su queste generalmente non si fanno verifiche, nel senso che si prendono per buone, naturalmente essendo certi della natura, dell'origine, della persona, dello strumento, eccetera. Poi ci sono delle fonti che sono quelle più importanti, diciamo, per un giornalista, nel senso che poi ti fanno fare la differenza, che sono esattamente quelle che ci hanno fatto dare la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro prima, che sono fonti dirette, interessate, che possono avere diverse, come dire, motivazioni, no? In questo caso, per esempio, la motivazione era quella di dare una notizia importante nella maniera giusta, al momento giusto, tra un'istituzione, diciamo così, e un media che viene considerato affidabile. Viene considerato affidabile non soltanto perché si chiama ANSA, ma perché ha un nome e un cognome di quella persona che ha dimostrato alla fonte affidabilità, cioè rispetto di regole reciproche. E vale anche per il giornalista, nel senso che tu ti fidi di una fonte se si è dimostrata credibile nel tempo e con le circostanze. In alcuni casi le fonti sono credibili anche se la notizia va a loro detrimento. Quelle sono le fonti migliori, non sono tante, però io posso citare degli esempi. Noi abbiamo avuto, per esempio, Guardia di Finanza e Guardia Costiera nel corso degli anni hanno avuto con noi un rapporto diretto confidenziale nel quale ci confermavano anche notizie, come dire, non positive per il loro lavoro, ma in questo hanno molto aiutato un'informazione credibile. Chiaramente in alcuni casi, soprattutto in politica, altre volte in economia, ci sono le fonti interessate, cioè sono fonti credibili. Tu sai che quella informazione è vera, però magari te la dicono perché vogliono far fallire un'operazione o portare acqua al loro mulino. Là spetta a te valutare se cui prodest, però francamente se poi la notizia è vera e la notizia c'è, è interessante. Io ricordo una telefonata che ricevetti da Cossiga una mattina, che alle 7 di mattina mi disse: guarda, oggi pomeriggio fanno casini, presidente della Camera, abbiamo raggiunto l'accordo, nessuno lo sapeva. E io arrivai in redazione e dissi: guardate che oggi fa, no, ma che direttore, ma che dice? Perché non se ne parlava, cioè non era un'ipotesi, e in effetti aveva pienamente ragione. A seguito della votazione di cui ho testé letto il verbale, proclamo eletto Presidente della Camera dei Deputati l'onorevole Pier Ferdinando Casini, avendo egli ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Diciamo, la fonte era tale che a quel punto io l'ho data, e in effetti l'abbiamo anticipata di molte ore, era un accordo parlamentare, quindi magari a lui in quel momento serviva per metterci un bollino, per chiudere una polemica, non lo so, però era vera, è successa. Ecco, queste sono fonti molto interessanti, molto importanti, gli inquirenti, i magistrati, gli avvocati, i politici, i ministri, i sottosegretari, a volte ti possono aiutare molto, veramente, per dare un'informazione corretta, no? Al di là della voglia di tutti noi di dare le esclusive, gli scoop, a noi interessa anche molto non uscire dal seminato, cioè poter dare un'informazione, anche se sensibile e riservata, con una verifica da fonte diretta. Penso alle bozze economiche che quando entrano in Consiglio dei Ministri, è sapere che quella bozza è passata per la ragioneria o no, è passata per tutti i gabinetti o meno, significa pensare che quella bozza è più credibile di quella del giorno prima, dove magari c'erano delle robe che poi sono scomparse. Quindi il rapporto con le fonti è molto complicato, molto delicato, ma chiaramente è fondamentale. Il rapporto tra informazione e politica segue due direzioni. La politica è protagonista dell'informazione, ma anche l'informazione a sua volta ha un ruolo centrale nel costruire l'agenda politica, nel dettare i temi, nell'alimentare la percezione, l'immaginario di chi fa politica e poi decide sulla cosa pubblica. Abbiamo visto che i politici dicono di cercare le notizie soprattutto sui media ritenuti più autorevoli e affidabili, dal Sole 24 Ore a Sky TG24, dall'ANSA al Corriere della Sera, alla RAI, e però al tempo stesso seguono con attenzione le testate d'area, da Libero alla Verità nel centrodestra, dal Fatto Quotidiano a Repubblica nel centrosinistra. Insomma, i politici cercano notizie attendibili, ma qualche volta inseguono anche il conforto di un punto di vista magari più vicino al proprio.
Del resto, ciò che succede nell'informazione ha un peso non solo per noi cittadini elettori, ma anche per chi ci rappresenta. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.